Ondata di maltempo nel tardo pomeriggio di venerdì 12 luglio che ha colpito il Friuli collinare e le Prealpi carniche. La cella temporalesca proveniente dal Veneto è entrata in regione deviando dalla traiettoria delle correnti in quota e organizzandosi in un sistema lineare che ha interessato non solo la montagna ma anche la pianura da ovest a est, attenuandosi verso la Slovenia. In montagna sono state misurate piogge intense, 50-60 mm in un'ora, i valori massimi a Casera de Maestri con 72,6 mm in un'ora. Le piogge sono state accompagnate da raffiche di vento forte da nord-ovest, 94 km orari, sulla Pala d'Altei e sul Monte San Simeone, 121 sul Matajur. Al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Comunale. In particolare la violenza e la furia della natura ha abbattuto diverse piante di una certa dimensione con un grosso pino sradicato e sdraiato sulla sede stradale della 463 a Villanova di San Daniele del Friuli, abbattendo anche due pali in cemento della linea telefonica. Per fortuna, seppur l'arteria è parecchio trafficata da veicoli e mezzi pesanti, non risultano feriti. Il grosso fusto è stato rimosso nel giro di un'ora, permettendo la ripresa della circolazione stradale momentaneamente interrotta.